In questa cartuccia non ci sono delle viti, ma dei perni di plastica che devono essere tolti. I perni sono 8 e si trovano in questa posizione: 2 nella parte superiore, 3 su un lato e 3 sull'altro lato. Usando un taglierino, taglia i perni in questo modo. Ora con un cacciavite separa i due coperchi laterali, quello destro e quello sinistro. Su questo lato della cartuccia ci sono degli ingranaggi, non è necessario toglierli, però fai attenzione a non perderli. Ora togli la parte superiore. Attenzione perché potrebbe perdere toner. Sfila l'asta metallica del tamburo e togli il tamburo. Probabilmente può essere riutilizzato se non è danneggiato, se non ha graffi o urti. Puliscilo con alcol isopropilico, che è un alcol che non lascia residui e ha veloce evaporazione. Tieni il tamburo in un luogo buio, a riparo da urti, perché è molto delicato e teme la luce. Ora togli il rullo di sviluppo e puliscilo con alcol isopropilico e un panno soffice. Rimuovi il tappo e svuota tutto il toner rimasto e pulisci bene, meglio se con aria compressa. Usando un cotton fioc, pulisci il limite della lama del rullo di sviluppo. Dopo averlo pulito, reinstalla il rullo di sviluppo con il suo ingranaggio. Ora riempi la cartuccia con il toner. Questa cartuccia contiene circa 50 g di toner. Metti il tamburo nel suo alloggiamento. Se noti, uno dei lati dell'asta di metallo ha una nocca. Devi inserire dell'asta con la nocca nella parte sinistra, quella dove il tamburo è senza ingranaggi, in questo modo. Ora prendi l'altra sezione della cartuccia e togli il rullo di carica. Il rullo di carica va pulito con acqua e un panno soffice. Svuota il toner che si trova dentro questa sezione della cartuccia, facendo attenzione a non danneggiare la lamella di recupero. Sostituisci il chip, sfilando quello vecchio e rimettendo quello nuovo nella stessa posizione in cui era quello vecchio. Inserisci il rullo di carica nei suoi supporti. Con un cotton fioc pulisci le boccole dei fianchetti. Hai finito. Ora puoi rimontare la cartuccia come era prima.